Tutto questo parametro nasce dall'azione di un'associazione di medici di famiglia e della salute dell'area di pneumologi che senza nessun titolo e senza nessuna base scientifica continuano a dirigere il nostro territorio come un territorio della salute. Questo territorio deve reagire, Paolo. Io oggi propongo alle associazioni, ho già parlato con il presidente dei Confindustria Giovanni Lorenziani, un'azione legale. Noi dobbiamo ottenere dalle Iene giustizia, perché la nostra situazione non è quella che è stata dipinta 4 sere fa, la situazione che farà dei danni allucinanti. Lo farà il comparto agricolo, lo farà il comparto del consumo e della distribuzione, lo farà il comparto dell'industria, che sta rimontando proprio in questo territorio il discorso che è industria cattiva, industria che non permette agli produttori di operare bene, non permette di cominciare, cioè tutto insieme. Forse che cominciamo a fare paura. Io, sai, noi ci siamo abituati a porci le domande di tanto. Non è possibile che una cosa vecchia di 15 anni, che non è difesa dal nostro territorio, noi abbiamo altri problemi, io non faccio niente di dire che il Ricciardo Cosinone non abbia problemi di inquinamento, però ti voglio far riflettere su due aspetti. Nella città di Brescia c'è un termine valorizzatore da 25 anni che dà ricchezza, calore e freddo a una città intera. Parliamo delle derivate, parliamo di una delle zone più evolute d'Italia, alla Nanni, un depuratore valorizzatore del genere, con la tecnologia più nuova di 20 anni, è stato oggetto di attacchi sistematici negli ultimi 10 anni. C'è qualcosa che non va. Io dico, come Camera di Commercio, insieme alle associazioni ci seguiranno, noi dobbiamo fare un'azione vera, diretta a recuperare la nostra dignità.